Qualche poesia dal libro Entro in certi limiti. Entro in certi limiti, pubblicato dalle edizioni Joker di Novi Ligure nel 2002 e contenente poesie scritte fra il 1997 e il 2001. Rifrazione, con dedica a Grazia Buono. La felicità, come in certi giochini ottici, per vederla bisogna guardare altrove. Chi cerca la sua felicità è l'uomo più infelice del mondo. Chi trova la sua felicità l'ha già persa. La felicità è un effetto secondario. È una secrezione, è un sudore. Così la perla non è lo scopo dell'ostrica, né il diamante è l'intenzione della roccia, né la pioggia progetta il concerto dei tetti. Tutto accade a margine, per non parlare poi dell'amore. Tema Beccamorti e Beccafichi, con dedica a Paolo Conte. I Beccamorti si vestono come i morti, forse per simpatia. Se scrivere mi porta via energia, lo devo fare uguale. Gli alberi collegano il cielo alla terra, con tutto quel verde spalancato al sole, e le radici giù chissà fino a dove. E non si spostano, e non fanno l'amore, e si propagano, e non muoiono mai. Se i vescovi fossero alberi, non potrebbero sproloquiare sull'aborto, perché lì basta un ramo che si interra ed è un altro albero o è lo stesso albero? Non ha inizio né fine la vita vegetale, non è vita individuale. Se i vescovi fossero alberi, farebbero inoltre un po' d'ombra in questo luglio e almeno servirebbero a qualcosa. Forse per simpatia o per contrasto, io così mortalmente aggrappato al mio io, sto così bene all'ombra degli alberi, sul viale davanti ai treni di Vigevano, a quest'ora che dormono le rondini e le zanzare. E il cielo è vuoto e blu. È colpa delle scarpe nere che ho oggi. Devo comprarmi le scarpe di tela. Se al principio ho pensato ai beccamorti guardandomi i piedi. E anche ai morti, e a me è morto nella bara. E nella tomba di famiglia c'è un nido di api, fra muro e muro, che pare non si possa far sloggiare fin verso quest'autunno. Se muoio adesso, come fanno a seppellirmi? Anche se poi io preferirei a Torino vicino a Monica, ma non so se è possibile, c'è tante grane, tanta burocrazia. Antonella ha un grembiule bianco e azzurro e col nero dei capelli ricorda quelle estati fresche di giovinezza. E se poi quelle estati fossero questa estate qui? Le cose si conoscono sempre soltanto dopo. Il nero con l'azzurro mi piace e non credo che sia perché mio padre mi portava a San Siro qualche volta, Inter Real Madrid. Io non mi appassionavo, ma il giro in auto con lui lo gradivo. Poi tante cose, tante cose. I beccafichi non so come siano fatti, ma sanno d'estate. L'universo è probabile che si espanda davvero perché tutto è sempre un poco più lontano. Quindi prendo Antonella e la tengo vicino. Sta per partire una gara di bici. I beccafichi si vestono come i fichi. Sotto il sole cocente, ma Paolo Conte
Anche se bravo, mi mette un'angoscia quei paracarri che non mi hanno dato il tempo di capirli. I piemontesi, piuttosto che spiegare com'è o non è, si farebbero ammazzare. E già c'era il guardrail e il guidrigildo dell'assicurazione e l'erbicida e al massimo i francesi da turisti come i tedeschi. L'avete fatto apposta a cancellare tutto? A quelli come me tocca riscrivere sempre da capo. Non si ritrova più nessuna strada e bisogna costruire massicciate per strade nuove che valgano qualcosa. Lo credo poi che ci vuole energia. Neanche posso troppo biasimare quei quattro sciamannati di Milano che si sono chiusi dentro le avanguardie. Così poesia nessuno l'ha più vista. Scrivani vani dei vuoti e delle assenze con perverse e eleganti compiacenze. Si fa quel che si può, io ho altre esigenze. Perciò gestisco in non beata solitudine e in dimora tutt'altro che fissa le mie ricerche e le mie sofferenze. Antonella, lei sì che mi riporta al macadam e ai giornali che svolazzano. Un secchiello di parole di recupero. Per rifare i castelli, mi ingarbuglio fra vecchio e nuovo e si muove una foglia e un treno fischierà. Abbracciami, bambina, che mi sento un po' strano e un po' strabico e a volte ipocondriaco. Attaccavo le figurine con la gomma arabica e adesso attacco i bollini autoadesivi per avere un regalo all'area di servizio dell'autostrada. Ma lo sai, bambina, che mi diverto nello stesso modo. È toccato a quelli come me tenere insieme i falò delle langhe, senza averli mai visti, coi raggi laser delle discoteche, senza esserci entrato, per non lasciare spaccare la storia. E ti dico che non ci siamo riusciti, come è abbastanza ovvio, e che ci siamo spaccati noi stessi, facendo la figura dei cretini, perdendo a uno tutti i posti e dispiacendo agli anziani. E ai ragazzini per motivi non so se uguali o opposti. I beccamorti forse non si vestono neanche più come i morti. I beccafichi magari sono estinti e i cari estinti sono un business come la fitness. Alzo gli occhi alla chioma con l'angoscia e con l'anima mai doma. Magari mi propago o mi dissolvo e mi chino e raccolgo. E studio e non condanno e non assolvo. E piano piano, ogni tanto, così, magari di nascosto, sottovoce, molto sottovoce, praticamente in silenzio, se tu mi abbracci, io canto. Ma dicembre, con dedica ad Angelica Ferrari. Lago ghiacciato al parco Forlanini, inverno regolare in Lombardia. Le 5 della sera ed è già buio. È giovedì e non c'è nessuno in giro. Ronzano in cielo. Aerei dalinate. Riesce una stella in cima alla foschia. Scheletri d'alberi passano grigi. Luce da torri di cemento, alte. Mi spruzzi in faccia qualche goccia d'acqua al fontanino con le dita. Sai che questo è il gesto della ninfa antica? Non siamo qui per caso, ma è guidato in un bel parco, hai detto, di Milano. Per passeggiare, e non vuoi che ti baci, giovane donna vestita di scuro. Mini ode sensazionista, minima sì. Dedicata a o presa da Fernando Pessoa. Dietro
Gli spazi aperti mi danno inquietudine, gli spazi chiusi mi danno inquietudine. Quando penso una cosa, ne penso sempre un'altra, e pensando quell'altra, un'altra, e così via, lontanissimo, sempre lontanissimo. Guardando i fiori che sbocciano al tenero di marzo, penso alla morte, la putredine, il nulla. All'obitorio mi vengono in mente fiori che sbocciano, primavera, vita. Così non sono mai triste né felice, ma sempre teso, esaltato o angosciato nello stesso momento, perché mi è stato dato un occhio troppo largo, così largo che abbraccia di ogni cosa il fulgore e la morte insieme, di ogni emozione l'inizio e la fine, e nel vagito il rantolo. E nel rantolo forse un vagito. Però mi è stato dato un occhio troppo stretto, così stretto che non abbraccia l'infinito, ed è terrorizzato dal buio che non vede, o luce che non vede. Luce e buio sono perfettamente, a chi non vede, uguali, e nel rantolo forse non c'è nessun vagito. Sguardo strappato. O anima strappata che si lacera per contenere tutto ma non contiene, perché contenere è un limite. O anima illimitata e piccola, anima dispersa e chiusa, eterna e morta, prigioniera e libera, anima invadente e anima inesistente. Quando penso una cosa, ne penso sempre un'altra e divento ogni uomo. Ogni donna, ogni cosa, ogni vita, ogni morte, ogni contraddizione è dentro me e nulla mi appartiene. Nemmeno io mi appartengo, nemmeno l'esistere appartiene, nemmeno l'esistere esiste. Gli spazi aperti mi danno inquietudine, gli spazi chiusi mi danno inquietudine, ma tutto questo è irrilevante. Morirò. E sarà come non fossi mai nato, dunque è già come non fossi mai nato. Scrivere un poco di queste sciocchezze è un tranquillante per un'ora o due. Il fuoco della vita. Tutto alla fine viene mescolato, ogni tipo di amore o non amore. Vivrai altri tradimenti, ben altri tradimenti, e li supererai. Il fuoco della vita, io non so se depura o se contamina, so che lo attraversiamo. Ventenne vigorosa con piercing al seno. L'anello al tuo capezzolo è come al muso di un toro che sbuffa nel recinto dove l'erba eccitata di piscio e di sterco rigonfia fiori gialli. La tua tetta è dura come il muso di un animale che spinge e tu sei liscia come un'orca. Lustrata d'acque profonde, ti voglio domare, ti voglio tenere ferma sotto. Anche mentre tu non vuoi, e penetrarti prima con quattro dita dentro e col pollice contro il pelo ruvido. Ma tu mi rovesci, tutta lubrica e sudata, hai l'odore forte che ti lega alla buona terra e che non si compiace di chissà che risonanze. E la tua lingua robusta mi fruga ogni piega del corpo e mi dici che sono fragile e dolce. Mentre quasi mi anneghi nel lago del tuo pube.
l'autunno dei corvi. È già l'autunno grigio qui dei corvi, apparizioni ai cigli delle strade dove un impasto d'erba dura e fango si sporge sull'asfalto. Un raggio curvo di sole imbianca il margine di bruma che sta fra il cielo e noi e apre a volte una fessura bionda o un tratto azzurro contaminato da altre indecifrabili tinte. Conviene socchiudere gli occhi e lasciare che il velo delle lacrime ci confonda, perché soltanto il simile conosce, mentre tutto è perso, il simile. Scherzo. Io giocherei per sempre con voi tutte piccole bimbe, biondine o morette, correndo per il mondo come un matto, coi baci e le parole fitte fitte, io giocherei con tutte giorno e notte. Ma un Dio invidioso ha un diverso progetto e il tempo, lama alle spalle, mi fotte. Torino, una pennellata. Una domenica dolce fin de siècle, 5 dicembre del 99, in odore d'aprile la bambina, col maglione a colori sul gradino del piccolo caffè di via Nota, sopra un'onda d'azzurro di Provenza, e la miscela forte, il vento sgrana le foglie in vortice fin sopra i tetti, e alle fontane sfilaccia gli spruzzi e gonfia le tettoie del mercato. Un vecchio dice, sembra primavera. E mentre è ancora pieno il pomeriggio, l'unico modo per non dilaniarsi è lasciarsi portare dal braccio del tempo. Sei più bella, con dedica a Tiziana De Rosa. Sei più bella così, fuori dal guscio dei tuoi vestiti ruvidi, lasciando che sia la pelle a dirmi le parole che a voce non sai dire. Sei più bella quando consenti che io cerchi i segreti che tu stessa non sai, quando la patina di un giorno vivo si stacca da te e io la bevo e la conosco. Sei una donna, sei frutto della terra e ne sei madre, come sempre torniamo stupiti a scoprire. Ah. Combaciare, con dedica a Sandra Tamborrino. Il chiaro perentorio combaciare dei nostri odori, delle nostre pelli simili, bianche, già ancora prima di gettare i vestiti dal mio letto, ci imbeve d'entusiasmo. Questa è la cosa vera. L'entusiasmo che ci lascia graffi sul petto e sui gomiti, inonda il collo e i seni, stringe i fianchi ai fianchi, il pube, al cuore stringe la mano che lo cerca. Comodità. Non sto mai comodo nel mondo. Non ho mai trovato una posizione in cui tutte le membra siano a loro agio. C'è sempre una parte che sta scomoda e una parte è da malessere al tutto. Davvero, fisicamente, non ho mai trovato una posizione comoda, neanche in un comodo letto,
su un fianco, sull'altro, a faccia in giù, resta il collo girato, qualcosa non va, o è la spalla, o è altro fuori posto, una mano che non so dove attaccare, un piede che non so dove appoggiare. Le rare volte che trovo un posto comodo, cioè che mi combacia, mi incastona, mi sento troppo avvolto, prigioniero, chiuso, come già morto, troppo fermo, e dopo 10 secondi devo muovermi e torno scomodo. In tutta la vita non sono stato mai comodo al mondo. Caresana. Sono questi i cortili che si chiudono sul riso triste di vaccari vecchi senza mai terra. Sono queste porte di legno marcio con il saliscendi che un ferro vecchio appeso a una catena di bicicletta, di fronte a villette con ridicole bianche cancellate. È qui che ho perso qualcosa che non c'era. Dire una pioggia evaporata prima di bagnare la terra, dire un grido intimidito in gola, dire il senso che precede un'idea che non si forma e che bisogna, volendo essere saggi, dimenticare in fretta, più in fretta che si può. Isole non trovate. Dicono che l'isola più bella è l'isola non trovata. Io ho trovato molte isole assai belle e se ne cerco ancora è solo perché sono insaziabile e vagabondo. Chi dice che l'isola più bella è l'isola non trovata non ha conosciuto te, le tue spiagge bionde e le tue grotte che rinfrescano. Non credo che sia più bella l'isola non trovata. Amo l'isola che ho trovato e se non mi fermo qui è perché sono insaziabile e vagabondo e l'isola più bella è l'isola che trovo. Precisazione. Non è che sto in disparte per sossiego. Sto in disparte perché così succede. Ipersonetto della donna nuda. Ci sono molti accessori barocchi, ma la parola chiave è sempre nuda. Tu dici nuda e già mutano gli occhi dell'uomo. Impercettibile trasuda il desiderio eterno che gli tocchi di nuovo amore, prima che si chiuda il tempo perso nei lavori sciocchi, prima che morte ogni gioia precluda. Nuda, come in un verso di Neruda, nuda le cosce, l'inguine, i ginocchi, nuda come la vita forte e cruda, nuda come la neve ancora in fiocchi, nuda come un pensiero che ti illuda, nuda d'un nudo che pare trabocchi. Ah. Ma non so. La fica di Valentina, con dedica a Valentina Sonzini. Vasta,
alla sua fica vasta e rosa come una rosa aperta eppure fresca. Prende forma di razza e un aquilone quando ne tiro i margini coi pollici e ci tuffo la lingua, come fa l'animale che svuota metà guscio, avido e attento a non lasciare nulla. Libertà. Improvvisamente mi sono sentito in una valle anapata alla quarta cataratta del Nilo, arida ma non così desolata. Il mare lontanissimo e un desiderio di viaggio lungo fra pietre e ciuffi d'erba e un senso di ristoro al calare del sole, come fosse un luogo ritrovato, domestico, familiare, ma dell'amore dei nomadi che corre per le terre, lasciando un filo di ricordo e nostalgia uguale nel cammino percorso e da percorrere. Oh, signor, signor, il sistema vulvocentrico, perché la fica ha un'anima, fluisce negli incavi del corpo, vi aderisce come fiato su vetro, ne svapora e semina particole nell'aria modificando il senso delle cose. Ho fondato un sistema vulvocentrico che mi pare descriva l'universo meglio di Tolomeo e di Copernico, dichiarando che nulla si comprende tranne l'essere vivi che la fica segnala con l'assenza e la presenza, motore mobile, morbido, fragile, coerente all'incostante divenire di vita a morte, che nulla significa. Piccoli gesti per un mondo peggiore. A Porta Nuova, una poliziotta a Troia dà un calcio a un bicchiere di plastica di un giovane alcolista seduto, perso, quasi riverso, davanti ai cessi gratis, quelli sporchi. Il bicchiere era pieno. Lui reagisce, pur poco, ed è nei guai. Sono questi i piccoli gesti per un mondo peggiore. Autocritica. A volte scrivo troppe volte a volte ed esagero un po' scrivendo un po'. A volte credo sia un po' un mio timore dell'alto suono, dell'alto poeta che dice molto, per sempre, giammai. Celebro in media 2,5 amori all'anno. Allora. E ciascuno lo scrivo come se fosse il più grande di tutti. Lo è davvero, io lo so, ma capisco che a volte possa un pochino stufare il gentile lettore. Mescolo i santi coi fanti e la fica con gli anuaceli e le tette con Dio, sperma rugiada, stupire, morire. Ma francamente potrei garantire che a volte è proprio un pochino così. Sì, 2,5 amori all'anno li celebravo in quel periodo là. Adesso meno. Visita al cimitero. Il vento forte che agita gli alberi verso la fine di Corso Orbassano, dove le file di case si perdono nell'arcipelago dei capannoni, soffia più forte dentro la foresta che mi nascondo da sempre nel cuore, con il suo urlo interminabile di scimmie rosse in stagioni d'amore. C'è sempre un segno se vengo da Monica, un canto, un brivido, un filo, uno stelo. C'è sempre un giorno che le rassomiglia, c'è sempre un tono diverso nel cielo. E quando scendo dal bus nel piazzale, da un orizzonte che prende alla gola, ma cerchio un ballo di foglie e di polvere dove si narra che lei non è sola.
Ah. Giovani alcolici. Ah, Giovanni dalla Zonca, detto il Vispo. Le sere di nebbia e inverno con l'amico al dopolavoro ferroviario in Corso Italia a bere vino di scarsa qualità per dimenticare ciò che neppure si era ancora vissuto. Due ragazzi in fuga tra quei vecchi ubriaconi lordi, già vinti senza sapere neppure per che cosa si sarebbe potuto combattere. Era una tappa d'altre 5 o 6 osterie per cui ci avvelenavamo, disposte a stella in un ignobile Vercelli, dove il passato marciva col futuro in una putrefazione calma, dove piccoli muri sembravano invalicabili montagne e non sapevamo dove prendere il coraggio per andare, non sapevamo dove, a fare, non sapevamo che cosa. No, non sembrava vita buona, ma altra fuga non c'era che il bicchiere. Sento una tenerezza indispettita, orfana persino del rimpianto, per quella vecchiaia vissuta a 16 anni. Sono contento di un po' di precaria gioventù trovato adesso, in ben più tarda età. Questa è la notte fra il 6 e il 7 maggio del 2019. Sono in casa da solo e mi è venuto così da leggere poesie da questo libro Entro in certi limiti, che in realtà non ho in mano, perché questo libro è stato poi, che adesso è esaurito, è stato poi ristampato dentro un libro che è già un po' vecchio anche lui, La parola rinvenuta. Questa copia macchiatissima che uso così di strafugno. Comunque questo qui, La parola rinvenuta, Genesi editrice, è del 2006, ma è ancora in vendita. Quindi queste poesie che sto leggendo sono tratte dal libro Entro in certi limiti, che poi è stato ristampato quasi tutto dentro La parola rinvenuta, e io lo sto leggendo da qui. Ma stasera leggo soltanto poesie che stavano nel libro Entro in certi limiti, stampato nel 2002, con poesie dal 1997 al 2001, le poesie che hanno scavalcato da un millennio all'altro. Perché lo faccio in questa notte, fra il 6 e il 7 maggio 2019, tutto questo tempo dopo? Non lo so. Madri, ricordando Pierpaolo Pasolini. Grande progresso non c'è stato. Madri stridule ancora vietano giocattoli ai pargoletti d'altre nei giardini, stridule a loro volta. La proprietà privata e la furbizia sono i primi sigilli tramandati agli unigeniti. No, non li amano. Li proteggono come soprammobili vecchi, come le cose da tenere perché a buttarle si potrebbe offendere la suocera o un cugino. Non fanno vivere, no, non fanno vivere. E che madre è colei che non fa vivere? Recitativo contro i treni rapidi. A quell'epoca c'erano i primi treni con i finestrini sigillati, adesso un paio di decenni dopo neanche ci sono i Freccia Rossa, Freccia Bianca, Freccia del Cazzo, tutti con i ormai hanno i finestrini sigillati anche i regionali, cosa che qui si paventava, ma allora non erano ancora tutti così. Recitativo contro i treni rapidi. I treni rapidi hanno i finestrini che non si aprono, quindi non sono veri treni, ma capsule o supposte, come gli abominevoli aeroplani e le automobili climatizzate. I treni rapidi hanno il supplemento rapido,
a volte Intercity, a volte Eurostar, e sono tutti soldi buttati, un insulto a chi ha bisogno per mangiare. I treni rapidi arrivano troppo rapidi e questo toglie tutto il gusto del quieto paesaggio, dell'odore di piscio e rosmarino delle stazioncine. I treni rapidi sono come mangiare al fast food. Sono una sveltina con una puttana frettolosa e costosa. Sono la macchina fotografica di un turista giapponese. I treni rapidi a volte poi non sono in perfetto orario e intralciano il traffico, facendo ritardare i diretti e i regionali che devono attendere che sfrecci la loro prepotenza e sopruso di classe. I treni rapidi hanno dentro una cattiva compagnia. Gente che legge stampa di destra o peggio ancora stampa finanziaria e dà ordini e appuntamenti col cellulare allargandosi come una piovra. I treni rapidi sono una sventura ambientale, sono correre troppo che fa male, sono perdere tutte le occasioni passando oltre da veri coglioni. I treni rapidi sono una trappola, questo mondo è pieno di trappole. E tutta la gente ci cade, peggio dei topi. Come fanno a non vedere i finestrini bloccati, i finestrini piombati? Vuol dire che il treno è per Auschwitz. È talmente evidente. Idioti! I treni rapidi sono celle frigorifere di obitorio. Sono la follia che separa la via dal suo contorno. Sono la non andata e il non ritorno. E non vedere né l'inizio né la fine del giorno. I treni rapidi sono la perdita del senso del viaggio, dunque del senso del tempo della vita, sono una cosa che prima di cominciare è già finita. Basterebbe non prenderli. Ma ho visto, ahimè, in una stazione un treno regionale con i finestrini ermetici, un treno regionale a due piani, truccato da rapido, sigillato. Con l'aria condizionata che spacca le ossa. Un treno regionale moderno, perché nessuno, per povero che sia, riesca mai più a fuggire dall'inferno. Al Borghese. Al Borghese non gli viene da gridare per strada se non in caso di grave emergenza e anche in quel caso fa molta fatica. Magari resta bloccato per ore nel cesso di un autogrill perché non ha il coraggio di gridare. Al Borghese non gli viene mai duro al momento giusto e sempre duro al momento sbagliato. Al borghese non gli viene da fermarsi a guardare nelle botteghe senza sentirsi in obbligo di comprare qualcosa e per questa sua grave preoccupazione non riesce a vedere mai nulla. Non sa ascoltare la grande musica del musicante di strada perché già cerca la moneta da dargli. Al borghese gli viene la voglia matta di rompere le vetrine delle banche che affamano i popoli, poi invece entra e chiede il saldo. Ed è un guaio se al 20 del mese è già in rosso. Al borghese gli viene in mente che non ha mandato una cartolina a quell'antipatico che gliel'ha mandata da Gallipoli e pensa, chi se ne frega, ma poi subito entra dal tabaccaio e ne compra una perché non bisogna deludere nessuno. Al borghese gli viene voglia di rubare un fiore per te. Ma aspetta che gli passi e lo compra dal fioraio e si sente stupido, e ben gli sta, lo è. Al borghese non gli viene di provare a trasformare dei mille e mille sogni, almeno uno in realtà, e rimane a sognarli chiuso al buio facendosi seghe. Al borghese, anche se non pensa alla fine del mese, gli resta tutto bloccato dentro come se ci pensasse. Al borghese non gli viene di urlare il suo amore alla bella ragazza sulla panchina accanto
e farfuglia frasi incomprensibili che lo fanno sentire e apparire ridicolo, come effettivamente è. Al borghese non gli viene da fermarsi a coltivare un'idea scrivendo contro un muro, pensando che lei tanto va avanti un pezzo e poi torna, ma ha paura di perderla e le va dietro come un cagnolino. Voi vi domanderete perché tutto questo astio verso i borghesi? La risposta è perché io lo sono, dalla nascita, irrimediabilmente, e in 40 anni sarò riuscito a togliermene forse un 30%, forse meno. Scritta in piedi, passeggiando per Avignon, con andatura abbastanza da Collion, il 9 agosto del 2001. Eh sì, in 40 anni, adesso sono anche un po' di più. Non lavarti. Non lavarti troppo. Se dobbiamo vederci una sera, lavati la sera prima o al più tardi il mattino, ma poi basta. Lavarti troppo toglie l'odore dell'amore. Tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde, grida stizzita la bambinaia al bimbo che fa scene. Davvero analfabeta lo traduco. Tutto il mondo ci riguarda. Così volgo la cosa in bene. Questa. Non so neanche con che criterio sto scegliendo, mica che le leggo tutte. Entro in certi limiti era un libro non enorme, ma neanche sottilissimo. Non so esattamente quante poesie ci stessero dentro. Sto cominciando a essere anche un po' stanco. Forse siamo quasi alla fine, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Sopra il passeggio. Nella rotonda che sopra il passeggio unisce il mare al monte di Zoagli, una ragazza accovacciata gioca a carte con tre amici. Ha il seno nudo, giovane, fresco, con le punte rosa, fra il biondo naturale dei capelli. Da qui non vedo se ha gli occhi azzurri, però credo di sì. Non è frequente un topless nella zona oltre il passeggio, già fuori dalla fascia balneare. Sia lode alla ragazza coraggiosa o puttanella, che è la stessa cosa, sia lode alla bellezza che si dà con premurosa generosità e non aspetta il tempo perché sa che il tempo la rincorre e la disfa. Ultimo sole. L'ultimo sole prima della sera è gonfio come il seno di una donna che ha partorito, come una susina nera d'estate. Dà più luce che nel mezzogiorno, riscalda i colori d'arancio, li rifà più vivi e forti nella frescura. Ti è servita tutta una lunga giornata per capire, adesso, proprio quando devi andare, come sia bello per te stare qui. Discanto. Ci si discanta. Cantare l'assenza era più triste e facile. Il rimpianto non è una cosa legata al passato, ma un'impotenza dolce. Può guarire. La guarigione introduce una vita più allegra e più difficile. La rima non combacia, ma trovi altri baci, meno innocenti, molto più profondi. Uscire dalle fiabe non è poi così angoscioso. Cominci a capire che fuori dalla fiaba
È un'altra fiaba, diversa, e altre seguiranno ancora. E quanto all'innocenza, l'innocenza non è l'ingenuità di bimbi ignari, ma l'arduo, luminoso benvolere di chi sa inganni, ferite, viltà. Ah, siamo arrivati quasi alla fine di Entro in certi limiti. Boh sì, siamo praticamente quasi alla fine. Ancora queste due. La resa del naufrago. Smise di afferrare questo, quel relitto, quel tronco, questo fradicio fasciame, quell'asse o albero, persino il groviglio d'alghe viscide che era pure qualcosa. Fu allora, e solo allora, che il mare si calmò. Non sentì più le spanne taglienti della tempesta, non più il braccio nero dei gorghi trascinarlo in basso, al buio spaventevole dove si dice che la morte attenda. Le mani liberate ebbero penne lucenti di germano, la gola aprì due branchie di pesce veloce. Perché ogni luogo divenne quel luogo, perché ogni tempo divenne presente. Non capisco mica tanto, non so cosa volevo dire. A volte le poesie, poi dopo un po' non so più cosa volevo dire. Vabbè, concludo con questa poesia che si intitola Natale 2001. È stata scritta presumibilmente a Natale 2001, a conferma del fatto che il libro contiene poesie scritte fra il 1997 e il 2001, l'ultima è del Natale 2001. Qui noi le cose le facciamo con una certa precisione. Natale 2001. Un sole freddo brilla sul terrazzo. Traversando i vetri fa vedere che sono pieni di piccole macchie di polvere. Pende la sera precoce d'inverno come un tendone da chiudere, ora che finisce una recita imperfetta, e la rimpiangeremo nella notte, dove ci sembra che ululi il vuoto, ma è solo il nostro orecchio che ci inganna, perché il vuoto non ulula, il vuoto non è. Ci dà più pace un addensarsi di nubi grigie piuttosto che questa bellissima giornata di dicembre. Il raggio d'oro ci traversa e noi che siamo di un'altra materia, più vile e viva, Dio, più vile e viva, la cosa che vediamo illuminata è il nostro sfarci, il nostro andare in nulla. E questo è una piccola scelta di poesie lette, così, scelte un po' a caso, lette nella notte. Tra il 6 e il 7 maggio del 2019, mentre sono da solo in casa e non avevo voglia di mettermi a dormire, ho voluto rivisitare queste poesie di quel periodo, di quegli anni, a cavallo fra i millenni, in cui non ero certo un ragazzo, però lo ero molto più di adesso, avevo 20 anni meno. Avevo 20 anni meno di adesso, non ero già più un ragazzo, però era un periodo in cui sì, ero molto ragazzo, nei miei tempi un po' sbellinati. Adesso invece non lo sono proprio più, scrivo diversamente. Poesie di questo periodo avevano una loro frescura, forse qualche ingenuità, non so se dopo ne ho fatte di migliori, forse sì, ci sono stati degli approfondimenti, però questo era un buon periodo, anche perché come dice una delle poesie, celebravo 2,5 amori all'anno, cosa che adesso non mi riesce assolutamente più. Gli amori che celebro adesso a volte vanno anche
un po' male, ecco, diciamo, certe volte ci sono delle complicazioni non indifferenti e forse poi è anche ora di smettere. Al tempo di queste poesie potevo ancora dirmi uno splendido quarantenne, insomma, quarantenne, cinquantenne, già anche forse verso cinquantenne, ma ci stava ancora uno splendido quarantenne per dirla a Nanni Moretti. Adesso quest'anno ne faccio 66, la situazione è diversa, scrivere si scrive sempre. Comunque, questo libro non contiene solo Entro in certi limiti, contiene ancora un po' di poesie dopo, qualcuna idea, e poi contiene un sacco di poesie prima, fin da quando ero bambino, praticamente. Nei libri escono le cose più invariate e sorprendenti. Questa è la ricevuta nello spettacolo di Natale di Burlesque, insomma lo spogliarello ben fatto di Cherry e Carmilla, spettacolo di Natale 23 dicembre 2018, e questa è roba recente che si è infilata in questo libro. Sì. Vabbè, sì, ho letto un po' di poesie di quegli anni, adesso chiudo e probabilmente vado a dormire o forse faccio altro, non so, non so, non saprei.